Buonasera gentili telespettatori di Teleprima, ben ritrovati a questo nuovo e ultimo appuntamento stagionale con Sport 91 Live, prima di salutarci per un mesetto l'estate che sarà comunque ricca di calciomercato, di calcio che inizierà con la stagione per il 22 di agosto, ma ci tenevamo a salutarvi qui dagli studi di Teleprima facendo un po' il recap grazie a quella che è la presenza fondamentale di Alessia Bartiromo. La introduco subito, diciamo però che ha vissuto il ritiro da Di Maro, è tornata al volo per fare questa giornata insieme, la ringrazio. Ciao Ale, buonasera, ben ritrovata. Ciao Francesco, ben ritrovato, è un piacere essere qui. Siamo qui allora per discutere di quelli che sono i temi legati principalmente al Napoli, non solo quanto avvenuto nel ritiro di Di Maro, si avvicinano due amichevoli importanti, c'è ancora il dubbio di Insigne, intanto però va evidenziato da un punto di vista professionale la splendida settimana che hai trascorso. Sì, una bellissima settimana a Di Maro, ma ne ero fortemente convinta, anche perché ovviamente c'erano tutte le carte in regola per far sì che fosse comunque un ritiro importante, organizzato alla perfezione da tutti coloro che si sono presi l'onere e gli onori, anche ovviamente per organizzare un ritiro sicuramente sui generis, anche rispetto agli altri. Infatti si sono disputate due amichevoli soltanto con Green Pass, quindi tamponi o ciclo vaccinale completato almeno con la prima dose, e capienza al più del 50% allo stadio di Carciato, che ha ospitato veramente tantissimi tifosi, ma sempre con tutte le regole del caso, distanziamento, mascherine. In questo sono stati bravissimi non solo gli organizzatori, tutto lo staff dell'ufficio stampa del Napoli, non solo, anche quello del Trentino, ma anche ovviamente i tifosi, che sono stati particolarmente ligi al dovere, non si sono veramente mai lamentati, forse soltanto qualche volta perché si aspettavano più occasioni per entrare a contatto della squadra, che era però in bolla, quindi non è mai praticamente uscita dall'albergo, sono stati sempre isolati non solo i calciatori ma anche lo staff, proprio per preservare la loro stessa salute e anche di tutte le persone che lavorano intorno a Napoli, magazzinieri, staff tecnico, staff medico, ci sono veramente tantissimi persone. Infatti tutto è andato alla perfezione e per il meglio. È stata una bella settimana, anche perché purtroppo qui non c'è possibile osservare gli allenamenti a Castelvolturno, quindi è stato ancora più importante farlo nei primi mesi, possiamo dire, della gestione Spalletti, con il ritiro di Di Maro e quello che sarà anche il ritiro di Castel di Sangro, e ci ha permesso di conoscere meglio anche dal punto di vista umano, non solo tecnico e tattico, il nuovo tecnico del Napoli, vedere come si approccia anche con la forza lavoro a disposizione e anche nel suo rapporto con la città, con la piazza, con la tifoseria, che è molto importante, e soprattutto è iniziato a chiarirci anche qualche interrogativo per il mercato e le scelte che poi verranno. A questo ci arriveremo, resto un attimo sul tema legato proprio alla conferenza che c'è stata Di Maro, un piccolo diverbio, diciamo, che c'è stato tra un tifoso, che è stato poi chiarito, diciamo, dal direttore della comunicazione del Napoli, chiedevano un po' più di partecipazione, anche perché insomma ci insegni che a Di Maro vengono tantissimi tifosi del Napoli da tutta Italia, non solo quelli del Trentino, vorrebbero qualcosina in più. Certo è che c'è il freno doveroso dell'emergenza sanitaria. Tu eri presente a quell'evento, alla fine non chi ha ragione e chi ha torto, però diciamo, secondo te la strategia del Napoli è stata giusta, quella di preservare quanto più possibile i calciatori? La strategia del Napoli è stata più che giusta e lecita, anche perché ha rispettato in toto al 100% il protocollo. I calciatori devono essere in bolla, quindi nelle rarissime occasioni di contatto, ovviamente anche soltanto con una maglietta lanciata, piuttosto che in occasione che c'è stato un giorno della sessione di autografi, hanno rispettato le distanze, hanno rispettato l'uso della mascherina, nonostante appunto sì, distanziamento, lo ripeto, tutti presenti lì, giornalisti, noi compresi, o col Green Pass o col tampone effettuato al massimo
nelle 48 ore precedenti, quindi assolutamente una situazione molto molto tranquilla dal punto di vista epidemiologico, ma non per questo appunto da sottovalutare. Nonostante ciò però capisco anche il tifoso, anche perché nel raggio di pochissimi chilometri c'erano altri due ritiri importanti, c'era il ritiro della SPAL e il ritiro del Cagliari, e lì venivano osservate delle regole diverse. Differenti. Abbiamo incontrato la SPAL al ristorante, quindi sono usciti al di fuori della bolla. Il ritiro del Cagliari era possibile visitarlo anche senza prenotazione, fare le foto, quindi fianco a fianco dei calciatori, ovviamente sempre con mascherina, sempre con Green Pass, ma lì c'era ovviamente un protocollo diverso, anche perché ovviamente grazie anche ai numeri inferiori di accesso, certo, da parte dei tifosi, la situazione era più gestibile. Invece parliamo ovviamente per il ritiro del Napoli almeno di 400-500 tifosi al giorno al seguito degli azzurri, quindi ovviamente anche le situazioni erano diverse da gestire. Però quando è stato fatto notare ciò agli stessi supporter, hanno risposto che molto spesso basta un sorriso, basta un cenno anche all'uscita dal campo di allenamento al termine appunto della sessione di allenamento, per far sì che comunque il tifoso venga gratificato. E lì ovviamente sia Spalletti che i calciatori presenti, in quel caso Zielinski e Politano, si sono subito mostrati favorevoli ovviamente a un saluto in più, ed è stato bellissimo il siparietto con un altro tifoso che ha urlato: anche il Papa saluta, figuriamoci calciatore o un allenatore. Ma in questo ti posso assicurare, sono stati sempre molto disponibili, lo stesso Koulibaly tra i più acclamati, quando possibile si fermava, scendeva dal pulmino e cercava di firmare cappellini, autografi, anche Osimhen, ma davvero tutti sono stati molto disponibili per quanto possibile, perché è una situazione comunque molto molto seria. Situazione seria, situazione indubbiamente eccezionale vista l'emergenza Covid. Alla fine si può dire, visto che siamo a luglio, la scuola è finita da un po', però insomma, per dare le pagelle a questo ritiro, beh, è stato promosso al prossimo anno. Sì, ma assolutamente, è stato promosso al prossimo anno, anche perché c'è l'anno scorso da recuperare per Di Maro, e quindi anche il prossimo anno si tornerà sicuramente in Trentino, speriamo con una situazione diversa, un po' più rilassata, ma ripeto, si è stati veramente bene, poi faceva un fresco, si stava bene anche climaticamente, ormai è una famiglia, non solo con i ristoratori e tutti coloro che fanno parte ovviamente delle strutture anche di Di Maro, ma anche con lo staff sempre disponibile per tifosi, anche per noi addetti ai lavori. Anche il Napoli è stato bene, promossissimo, mi consenti, mister Spalletti, che ha lavorato molto bene, mai banale nelle conferenze stampa, e questa sì, è una cosa molto molto importante. Subito c'è stato un grande feeling con la piazza, appunto con gli stessi tifosi, e anche l'allenamento più semplice come il tiro alla fune, il torello, diventava simpatico, diventava divertente, e gli stessi giocatori appunto si divertivano e facevano ancora più gruppo e squadra, anche perché c'erano tantissimi giovani, quindi è stato importante per inserirli appieno, al meglio e quanto prima, anche nell'ambiente Napoli, che sicuramente è un ambiente molto blasonato e importante. Ma poi ancora di più, il Napoli ha sempre effettuato, tranne in 3 giorni, 2 delle amichevole, un'altra giornata, sempre la doppia seduta, quindi ha lavorato veramente forte. Un carico pesante di allenamento che alla fine si sente anche appunto nella preparazione dei giocatori. Non a caso l'ultimo giorno è stato fatto un allenamento di defaticamento, insomma si saranno fatti sentire questi giorni di allenamento, diceva Alessia, anche giorni di partite sono state 2, prima Bassanaunia, poi Provercelli, certamente squadre di blasone diverso dal Napoli. Ma ti chiedo, dove hai visto la mano di Spalletti in queste 2 partite? Sicuramente con la Bassanaunia è stato tutto più semplice, anche perché l'avversaria ovviamente era di caratura minore, quindi si è dato più spazio anche ai giovani nel secondo tempo, nella ripresa, ha risultato più che ampiamente acquisito, il Napoli si è divertito maggiormente.
Nell'amichevole, nell'ultima amichevole contro la Pro Vercelli, c'è stata subito la tegola dell'infortunio a Diego Demme, che poi è stata un po' la sbavatura di giornata, anche perché la partita si è anche incattivita un po' dopo il fallo di Comi e si è iniziato a giocare su ritmi diversi. Nonostante ciò, il Napoli era stanco, perché anche lì veniva da 10 giorni di preparazione veramente ad altissimi livelli, poi faceva nuovamente molto caldo negli ultimi giorni a Di Maro, con picchi di 30-32 gradi che in montagna comunque si fa fatica a reggere, si sentono veramente molto. Ma nonostante ciò, la mano di Spalletti io l'ho vista, la vedo in un Napoli che è tornato a giocare in maniera più fluida di prima, con passaggi rapidi anche ravvicinati, ha confermato la costruzione dal basso con un grande protagonista del ritiro che è Nikita Contini, che veramente ha fatto la differenza, aiutato ovviamente anche dall'assenza di Meretti Ospina, ma che metterà sicuramente Spalletti in difficoltà tra le scelte, perché può ritagliarsi un ruolo importante nel Napoli o in qualsiasi altra squadra, comunque perché veramente è un ottimo portiere dal grande temperamento, continuerà a far strada, secondo me poi è molto giovane, quindi assolutamente per lui strada in discesa. E la mano di Spalletti si è anche vista nel carattere di questo Napoli, voleva vedere un Napoli più affine alla città, anche con la proverbiale cazzimma, ormai parola sdoganata. Io ho visto Napoli che ce l'ha questa cazzimma, ma anche in allenamento ho visto Mario Rui cattivissimo quando si faceva il torello, che persino un pomeriggio ha deciso di dare un brutto pestone a Koulibaly preso dall'impeto, e lì i tifosi si sono un attimo preoccupati, ho pensato infatti volessero linciarlo. Poi invece per fortuna è andato tutto per il meglio. Mario Rui, che diciamo anche leggendo i principali quotidiani non è proprio il giocatore più amato dai tifosi, l'augurio naturalmente che possa ritagliarsi anche lui uno spazio importante in attesa di notizie dal mercato, che ad oggi è praticamente bloccato per il Napoli. Questo però apre un altro scenario di rilievo, ovvero quello legato alla permanenza dei giovani, ai ritorni che ci sono stati, penso ad un As per esempio, ma può essere forse questo un ritiro importante. Hai detto di Contini, che si è messo in mostra molto intelligentemente vista la contumacia di Meret e Ospina, ma tra Zedatka, Gaetano, sono giocatori che secondo te possono restare, oppure il Napoli dovrebbe pensare di cederli un'altra volta con la formula del prestito? Allora, il problema, Franci, è doppio, perché il Napoli al momento ha bisogno di monetizzare e l'infortunio di Diego Demme ha complicato molto la situazione, in particolar modo a centrocampo. Il Napoli quindi si vedrebbe costretto sì a guardare per il mercato sulla mediana, ma un mercato importante, perché non c'è al momento un altro giocatore con le stesse caratteristiche di Demme, oppure guardare in casa. Fatto sta che i giovani che mi hai nominato sono gli stessi che hanno molto mercato tra Serie A e Serie B. Piacciono quindi molto. Esatto, piacciono molto a diverse squadre, lo stesso Unas, c'è il terzino destro del quale abbiamo parlato, Zanoli, classe 2000, che è molto promettente, lo stesso Luperto, ma anche in quel caso con l'interrogativo sul futuro di Fabian Ruiz in mediana e ovviamente di Koulibaly in difesa, bisognerà capire effettivamente se il Napoli debba fare poi di necessità virtù e preservare qualche giovane per cautelarsi. Il mercato è ancora ampio, si vedrà soltanto ad agosto qualcosa di concreto, però ci sono ancora troppi punti interrogativi, c'è ancora quello legato al futuro di Lorenzo Insigne, quindi il Napoli per il momento sta temporeggiando anche per quanto riguarda i giovani. Qualche idea Spalletti se l'è fatta, gli piace molto anche Tutino, ma anche lui è molto molto corteggiato anche sì, per un ritorno alla stessa Salernitana, ha detto sicuramente un campioncino, ma bisognerà vedere se effettivamente il Napoli possa permettersi un altro tipo di giocatore di caratura, ovviamente un po' più importante per quanto riguarda soprattutto l'esperienza internazionale, o a quel punto preservare i suoi campioni anche per la lista europea, ovviamente qualche giocatore che proviene dal vivaio. Questo sicuramente è importante, hai toccato il tema Insigne, a questo punto lo trattiamo, ti tengo però sulle spine, ci prendiamo prima qualche secondo di pubblicità e poi c'è non solo il tema Lorenzo Insigne, ma anche il tema dell'agosto che attende il Napoli, a tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania, un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale.
focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato da solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili con rispetto e amore per l'ambiente. Ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così la PIL del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile Asi, SNC 81030, Teverola, Aversa Nord, Caserta, info@gruppocancello.it. Eccoci rientrati qui a Sport 91 Live, speciale ritiro da Di Maro dopo l'analisi del ritiro in Val di Sole. C'è ancora un dubbio che naturalmente attanaglia un po' quelli che sono i tifosi e gli addetti ai lavori del Napoli, quello che riguarda il futuro di Lorenzo Insigne, protagonista comunque dell'Italia agli europei vinti dalla nazionale di Mancini, e ci sono ancora delle ombre sul futuro. Il contratto è in scadenza il prossimo anno per il talento di Frattamaggiore, non ci sono ancora accordi, non c'è stato nemmeno un incontro diciamo concreto. C'è comunque la paura, ma da quello che si può aver capito è che c'è forse l'intenzione di voler proseguire. Poi all'aspetto economico, che è importante sicuramente per i calciatori, è un punto di riferimento, però quella diciamo volontà comune potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Sì, io sono d'accordo con te, anche perché così a sentore, a sensazione, da quello che è un po' emerso a Di Maro, Spalletti è più preoccupato dell'eventuale cessione di Kalidou Koulibaly, tant'è vero che in conferenza, sempre in quel siparietto con Politano e Zielinski, ha detto: sono pronta a incatenarmi per evitare la cessione, l'eventuale cessione di Koulibaly. E questa cosa ci è sembrata un po' strana, perché evidentemente la possibilità c'è per arrivare, esatto, a una dichiarazione del genere. Ad ogni domanda fatta su Lorenzo Insigne, Spalletti ad esempio ha risposto che è stato già fissato l'appuntamento tra il presidente e il capitano azzurro, che sta svolgendo gli ultimi giorni di vacanza, quindi siamo ormai agli sgoccioli, e poi tornerà all'ombra del Vesuvio, e come prima data cerchiata sul calendario c'è proprio quella della chiacchierata a quattro occhi, come ha detto lo stesso De Laurentiis, insieme proprio al presidente partenopeo. È la scelta più saggia, lontani da procuratori, da polemiche, da una tifoseria che comunque si sta ponendo tante domande e vorrebbe anche delle risposte. Assolutamente. Anche perché poi ricordiamo che il campionato non è che sia tanto lontano per il Napoli, un Napoli che comunque si dovrà cautelare nel caso di cessioni importanti, ma anch'io comunque ho il sentore che un'idea le parti se la siano fatta, e soprattutto non riesco a vedere ancor più in questo momento Lorenzo Insigne lontano dallo stesso Napoli, tranne ovviamente se ci siano accordi già pregressi che non conosciamo, ma non credo sia questo il caso. Più che altro si potrebbe arrivare a una soluzione un po' alla Messi, come dicevamo anche nelle scorse puntate, ma credo che assolutamente tra diritti d'immagine, tra ingaggio un po' ritoccato, il sacrificio non sarà fatto per il capitano azzurro, anzi ci si verrà incontro, come giusto che sia, anche perché proprio perché il Napoli non può permettersi un mercato stellare, non può permettersi neanche di rimpiazzare un giocatore come Lorenzo Insigne, che come carisma, qualità, carattere, leadership, come comunque squadra, è difficilmente rimpiazzabile. A tutto quello che hai detto aggiungo: a meno di un mese dall'inizio del campionato, quindi alla fine è un percorso difficile. Credo che anche secondo me c'è stata già comunque un'idea generale sull'idea di proseguire comunque insieme, fermo restando che comunque Lorenzo Insigne ormai all'apice della maturità, sia anche in qualche modo tentato, possiamo dire anche in modo genuino, dal voler fare un'altra esperienza. E dunque, come diceva giustamente Alessia, c'è una data particolare
cerchiata di un incontro tra le parti. Il Napoli intanto prosegue, perché dopo due amichevoli a Di Maro ne arriva una veramente interessante a Monaco di Baviera contro il Bayern il 31 luglio, poi un'altra amichevole di grande prestigio comunque contro una squadra importante come il Wisla Cracovia, poi il ritiro di Castel di Sangro, poi arriva il Venezia, insomma sono 20 giorni di fuoco praticamente. Esatto, al centro ci sono anche un po' le nostre vacanze, però succederà veramente di tutto per il Napoli. Infatti già il ritiro di Di Maro è stato molto intenso, immagino soltanto questa seconda fase della preparazione azzurra. Ricordo che anche il ritiro di Castel di Sangro seguirà le stesse regole di Di Maro, ovviamente sarà ancora un po' più complicato gestire il via vai di tifosi, anche perché, come detto giustamente tu all'inizio, Di Maro accoglie sì i tifosi di Napoli, anche del sud Italia, ma in particolar modo di coloro che sono più vicini e che purtroppo con la questione Covid da due anni a questa parte non hanno avuto modo di vivere il Napoli neanche di sfuggita, neanche in visita, magari soltanto all'esterno dello stadio Maradona. Quindi per loro è stato ancora più bello, abbiamo visto tanti club, Bologna, Parma, Trento, Torino, veramente riaffacciarsi a tutto l'ambiente azzurro. A Castel di Sangro, che è molto più vicino a Napoli, è previsto un vero e proprio esodo da parte dei tifosi partenopei, che rinunceranno a un po' di ferie, perché ricordiamo corrisponderà poi con metà agosto, quindi più o meno con il periodo di Ferragosto, proprio per vivere al meglio i propri beniamini. Ritorneranno i nazionali, gli infortunati, quindi squadra al completo, e si rivedranno anche i big tanto acclamati. Nonostante ciò, sono molto curiosa di vedere il Napoli contro il Bayern Monaco, perché sarà uno dei test più probanti ovviamente di questo periodo, anche per testare concretamente lo stato di forma degli azzurri. Ce ne sono tanti, come lo stesso Koulibaly, Osimhen, Lobotka, che sono praticamente già pronti per il campionato. Li abbiamo visti in formissima. Lobotka ha perso 11 kg, davvero super dieta per lui, proprio a dimostrazione che mister Spalletti tiene in considerazione ogni dettaglio dei suoi calciatori, fisico, mentale, tecnico, tattico, e soprattutto ci sono dei colloqui costanti con i calciatori. E sono molto curiosa anche di vedere, ora che è rientrato Zielinski da una settimana, era in permesso speciale per alcune cose familiari, tra le quali il battesimo del suo primogenito, anche di vedere il posizionamento di Elmas, perché mi è piaciuto tantissimo vicino alla porta come vice Zielinski. Ora che c'è Zielinski vedremo, insomma, Spalletti come sistemerà anche questa situazione. Stessa cosa per Petagna, che è stato provato anche nel tridente alle spalle di Osimhen e funzionava molto bene, quindi chissà se questa possa essere anche una nuova dimensione per l'attaccante azzurro. Sicuramente, come dicevi, con il personale, diciamo, se mi passate il termine, dell'anno scorso, Spalletti dovrà dare in qualche modo un'idea innovativa, un'idea che riguarderà probabilmente anche il mercato, visto che ci si sta per fermare, almeno noi, per un mese. Ti chiedo come ultima se un grande acquisto del Napoli può essere una mancata cessione. Sì, quest'anno ti rispondo sì senza remore, e magari anche due mancate cessioni. Credo che purtroppo un sacrificio il Napoli lo farà, ci sarà. Anche se al momento, ad esempio, per Fabian Ruiz manca l'offerta che il Napoli ritenga congrua, quindi molto dipenderà anche da quello, anche perché, come abbiamo detto prima, il mercato in Italia, tranne qualche scambio, tranne qualche operazione, ma ancora abbastanza silente. Ora è iniziata la preparazione per tantissime squadre, quindi a inizio agosto secondo me si inizierà a smuovere realmente qualcosa, tranne il mercato degli allenatori, che è stato già fantastico e si è puntato tutto proprio sui tecnici. Però il Napoli in questo momento, come ha detto lo stesso Spalletti, deve proprio lavorare per preservare i suoi top player. Sarebbe già una grandissima vittoria, in primis il capitano Insigne, poi dico ancora in primis perché dello stesso livello eccezionale Kalidou Koulibaly, un altro calciatore che il Napoli farebbe una fatica immensa a rimpiazzare. Dovrebbe puntare su un giovane e investire su di lui, così come è stato fatto con lo stesso Kalidou, ma il Napoli non può attendere appunto di coccolare e plasmare un giovane a sua immagine e somiglianza,
Manolas l'abbiamo visto anche in ritiro, fisicamente ha già qualche problema, affaticamento, quindi anche la difesa dovrà essere puntellata nei centrali, c'è l'incognita terzino, il centrocampo con l'infortunio di Demme, le due incognite degli infortuni di Lozano e Mertens, quindi il Napoli qualcosa sul mercato lo dovrà fare, sicuramente low cost, però trattenere i top, cedere qualche giovane interessante che ha mercato, cercare di sfoltire un po' per come è possibile gli ingaggi con qualche eccezione che già c'è stata, risolvere anche la situazione Goulam che ha un ingaggio molto alto e cercare di capire cosa sarà del giocatore che nel caso sia a disposizione in due mesi come è stato detto potrà essere comunque una freccia importante per Spalletti e cominciare con grande carattere questa nuova stagione. Che era in realtà quello che era l'obiettivo principale del tecnico, non attendersi quelli che sono grandi acquisti vista la situazione economica causata dalla pandemia, ben chiarita dal presidente Laurentiis, che è una posizione che sta caratterizzando praticamente tutte le squadre italiane, non dico all'estero perché il Paris Saint-Germain mi smentisce, però diciamo concettualmente è la linea generale, ecco, che stanno seguendo le squadre per poi vedere se effettivamente questa Serie A che ci attende sarà veramente la Serie A degli allenatori che sapranno dare, visto il grande ritorno di straordinari tecnici, ne cito tre tra Allegri, Sarri e Mourinho, potrà essere una Serie A davvero avvincente. Io ringrazio Alessia Bartiromo per il suo contributo, come sempre. Grazie a te, questa volta davvero ci dobbiamo salutare, quindi ti ringrazio per tutta questa stagione insieme, non solo calcistica ma di palinsesto, e ovviamente ci rivediamo a settembre. Ringraziando nuovamente Alessia per questa avventura, il nostro tecnico di regia per il lavoro importante di chi è dietro le quinte e che rende tutto questo possibile. Io ringrazio come sempre voi da casa per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di serata e buone vacanze. Arrivederci.